24. Le ultime notizie. In oceano ci sono delle coltri di plastica che sono alte almeno una trentina di metri per dei continenti che addirittura sono come la Francia e ormai non si è più in grado di poterli risolvere questi problemi, perché questa plastica poi dopo pian piano si frammenta e delle microparticelle entrano poi in quelli che sono i tessuti dei pesci, grandi o piccoli che siano, e poi quando entrano nel circuito alimentare poi vanno poi a colonizzare anche quello che è l'organismo umano, per cui l'organismo umano poi dopo risente di questa presenza di questi cosiddetti xenormoni che sono poi anche imputati di una certa quota di tumori del tratto digestivo e di altre sedi del nostro organismo. Anche come medico chiaramente è preoccupato di questa vicenda. Certo, io sono preoccupato perché mentre si dice che c'è una diminuzione dei tumori, ad esempio nella nostra nazione, perché magari si vive meglio, ci si alimenta meglio e si prendono delle particolari protezioni per esposizioni a quelli che sono i particolati e le sostanze emesse da ogni mezzo di trazione che usa motori tipo diesel o benzina. Vediamo però che c'è magari un'altra incidenza di neoplasie del tratto digestivo che vanno però in controtendenza, anche se con l'uso della refrigerazione, da quando è stato introdotto negli anni, decenni e decenni dietro, la conservazione con refrigerazione, si è visto che poi le neoplasie sono di molto diminuite. Ecco, concludiamo dottore con soltanto un sì o un no. Secondo lei emozioni come queste possono aiutare? Ma sì, possono aiutare, perché si comincia dal poco per arrivare poi a risolvere la problematica a livello generale. Bisogna sensibilizzare la gente.